Il lipolaser onda pulsante è l'alternativa non invasiva alla liposoluzione chirurgica. Ma come agisce? Non danneggiando la cellula adiposa, ma riducendola di volume. Questo ci permette di effettuare un modellamento a 360 gradi del corpo. Quali sono i suoi punti di forza? In primis le 12 placche, abbiamo 8 placche grandi e 4 placche piccole, quindi ci permettono di andare a lavorare anche la zona più piccola. Inoltre abbiamo due lunghezze d'onda, una da 650 e una da 980 nanometri. E in totale abbiamo a disposizione 176 diodi che possiamo far lavorare in luce alternata, veloce o lenta o in luce continua. Questa scelta viene fatta in base alla tipologia dell'inestetismo del cliente. In quella fase decidiamo come utilizzare il lipolaser, quanto tempo deve durare la seduta, quanto deve essere forte o bassa l'energia, quante placche ci servono e se abbiamo bisogno di lavorare con una luce continua per un panicolo adiposo importante, con una luce lenta, magari sulla cellulite più adatta, o con una luce veloce, quindi ad intermittenza accendo o spengo, perché è piccolo il panicolo adiposo che noi dobbiamo andare a ridurre. Finito il trattamento di lipolaser, però è obbligatorio effettuare una drenaggio, quindi possiamo farlo con una pressoterapia, magari abbinando un fangocrema o abbinando un bendaggio drenante se stiamo trattando una cellulite o un bendaggio lipolitico se invece stiamo lavorando più su un panicolo adiposo come ad esempio può essere quello addominale. Ma anche effettuando un drenaggio manuale abbiamo lo stesso risultato, certo. Più cose mettiamo insieme e più sarà potenziato il trattamento. Per questo serve anche che il cliente comunque a casa segua una piccola terapia domiciliare, a partire dal magari bere di più, da avere un'alimentazione più sana e dall'utilizzare ad esempio i patch. Possiamo utilizzare come con i bendaggi in cellulite un patch drenante, in adipe un patch lipolitico. La stessa cosa vale per il cosmetico, una mousse shell se stiamo trattando la cellulite o uno slim shape che va invece a lavorare sul panicolo adiposo. E in ultimo ci aiuta ancor più l'utilizzo di integratori. Magari sulla cellulite possiamo utilizzare il Dren Aesthetic che ci va a drenare i liquidi presenti e in quel caso drena anche tutto ciò che è fuoriuscito dalle cellule adipose che sono state trattate con il lipolaser, oppure magari in caso di panicolo adiposo molto importante con un bel sovrappeso, ci aiutiamo con l'integratore Barn Aesthetic che va a aiutare il metabolismo a consumare più velocemente il panicolo adiposo. Quindi il lipolaser è un macchinario che è operatore indipendente, quindi una volta posizionate le placche e deciso il tipo di lavoro, va tranquillamente, ma dopo dobbiamo sia drenare sia farci aiutare dal cliente a casa con la terapia domiciliare. Il fatto che lui sia operatore indipendente ci permette però di fare due cose. La prima, mentre fa la seduta di lipolaser, possiamo fargli una pulizia del viso, ad esempio con lo ski scrubber. Possiamo mettere il cliente in cabina con il lipolaser e allontanarci e fare un altro tipo di servizio. Quindi è un macchinario versatile perché oltre a lavorare da solo ci permette di effettuare il trattamento anche nella zona più piccola del corpo. Un esempio assurdo, io potrei con la placca piccola lavorare il sottomento. Dopo aver preventivamente impostato tutti i parametri del macchinario in base alla tipologia di lavoro che dobbiamo fare e l'inestetismo che dobbiamo trattare, andiamo a montare semplicemente le placche senza mettere assolutamente nessun prodotto, ricordandoci però che prima dobbiamo oscurare con una matita bianca eventuali nei e in caso di tatuaggio mettere un cerotto chirurgico.
Quindi alziamo le strisce, posizioniamo bene le nostre placche, controlliamo che siano ben aderenti e poi diamo semplicemente avvio al macchinario. Il trattamento è iniziato. Da questo momento in poi, per 30 minuti, il macchinario lavora in maniera indipendente, quindi possiamo anche eventualmente lasciare la cabina, far riposare la cliente a luci basse e fare un altro trattamento o accogliere un altro cliente.